Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Nel video di oggi vediamo come dipingere la bocca. Il video è già partito in cui vi sto già spiegando che ho diviso lo sketchbook in quattro parti. La prima dove andrò a fare il disegno, poi la secondo strato con la terra di Siena, il terzo strato con il colore e poi lo strato finale. Inizio così perché sarà un video molto lungo, perciò mi sto zitto e via con il video. Quindi adesso realizziamo il disegno. Realizzare un buon disegno è fondamentale per la riuscita di un dipinto. Abbiamo realizzato il disegno, che è la prima parte. Qui a destra andrò a mettere tutti i colori che utilizzerò. Adesso mi complico la vita, ma riporto il disegno nel quadrato sottostante, dove andremo praticamente a realizzare la parte con la terra di Siena e anche negli altri due quadrati, però naturalmente voi non lo vedrete, quindi ci vediamo tra qualche minuto. Allora, ecco qui le quattro labbra e adesso vado a fissare i quattro disegni e lavoreremo su questo. La prima cosa che vado a fare è dare uno strato di olio a tutta la superficie. Su tutta, non trascuro nemmeno un pezzo, in questo caso mi sposto anche più sotto perché devo lavorare su tutti e tre i disegni. È importante che la superficie sia bagnata, ma non piena, colma di olio, perché in questo caso, vabbè, su carta sporcherebbe. Però comunque non ce ne deve essere tanto, deve semplicemente servire a rendere la pennellata più liscia. Difatti, dopo che ho bagnato tutta la superficie, con uno straccetto vado a rimuovere l'eccesso. Quindi, come ho già anticipato, il primo strato sarà fatto completamente con della terra di Siena. Possiamo direttamente spremere il colore sul supporto e spalmarlo come faccio nella guida del ritratto, o, come in questo caso, metterlo sulla tavolozza e con un pennello andare a distribuirlo su tutta la superficie. Quindi adesso che sono sicuro di aver riempito tutta la superficie, inizio con sempre magari lo straccetto che abbiamo utilizzato per rimuovere l'olio a delineare le masse. Quindi vado un po' a rimuovere l'eccesso così che diventa di nuovo visibile il disegno. Utilizzare la terra di Siena come tono di base ci aiuta prima di tutto a rendere già un'atmosfera calda per il volto e a rendere una base già colorata, neutra e funzionale, che ci aiuterà poi successivamente nelle trasparenze, nei mezzi toni, nelle vibrazioni che daremo con il colore. Quindi adesso è come se andassimo a modellare e a rimuovere il colore dalle zone in luce. Essendo la terra di Siena un colore trasparente, automaticamente le zone in ombra saranno evidenziate. Si vedranno. E anche se andiamo appunto ad illuminare delle zone in ombra, il tratteggio che abbiamo dato fungerà, quindi il tratteggio che abbiamo fatto servirà a dare quel tono più scuro, quindi questo non sarà mai chiaro quanto questo. Magari potremmo anche prendere lo straccio, metterlo sulla punta di un pennello da racchiudere, se vogliamo proprio far ritornare bianchi alcuni punti. Sicuramente qui sulle labbra andrò. Io sconsiglio di utilizzare solventi, acquaraggio per diluire il colore, piuttosto utilizzate l'olio di lino perché sì, può essere funzionale, ma alcune volte che ho provato ad utilizzare l'acquaraggio, la superficie diventava grezza, come se il pennello non scivolasse più bene, ma comunque è normale perché il solvente va ad impoverire un po' la densità del colore. Magari così aspetteremo un giorno in più, però sappiamo che avremo
sappiamo di avere una superficie molto liscia. Ok, adesso lasciamo asciugare e io nel frattempo vado a definire le altre labbra. Sono passati alcuni giorni e si sono asciugati. Adesso passerò al secondo. In questa fase andremo semplicemente a riempire le zone in luce ed ombra con i colori, senza essere troppo specifici, dettagliati, ma cercando di raggiungere un buon livello. Come sempre, diamo un piccolo strato di olio. Come potete vedere, il colore in alcuni punti se n'è venuto, forse non si era completamente asciugato. Adesso vado a rimuovere l'eccesso con uno straccio. Siccome ho notato questa cosa, non vado a trascinare, ma a tamponare. I pennelli che andrò ad utilizzare sono sempre questo tintoretto sintetico ambra, uno sfumino, questi due pennellini per fare i dettagli. Allora, i colori che sto utilizzando li andrò a mettere proprio qui. Allora, in questa prima fase andrò ad utilizzare il bianco di titanio, giallo ocra, rosso cadmio scuro, terra di sinia bruciata, terra d'ome bruciata e blu oltremare. Evito di utilizzare il giallo cadmio in questo strato, in questo passaggio. Lo utilizzeremo nella parte finale, quando avremo bisogno proprio della luce massima. Andiamo a realizzare un primo incarnato che sarà formato da giallo ocra e rosso cadmio. Facciamo in modo che sia il giallo ocra a dominare. E questo primo colore che ho fatto lo vado a mettere qui. Ho deciso di fare questa cosa di 4 i passaggi, quindi dal disegno all'opera finita, proprio perché prima di tutto è bello vedere i passaggi. Qualcuno mi aveva anche detto di avere difficoltà nel capire i passaggi, cioè come agganciare uno strato all'altro. Quindi così possiamo vedere che cosa accade tra un passaggio e l'altro e come comportarci. Quindi questo qua è il primo tono intermedio che andrò ad utilizzare. Quindi vado semplicemente a riempire più o meno tutto quanto. Come se andassimo a fare una sorta di velatura. Adesso possiamo aggiungere il bianco. Vado a mischiare il bianco con il tono intermedio che avevamo fatto prima e iniziamo a riempire le zone in luce. Possiamo andare anche in alcuni punti in ombra, dove ci sono questi controriflessi. Adesso sulla base del tono intermedio faccio in modo che sia il rosso a dominare, quindi un tono intermedio più rosso. Vado ad aggiungere in alcuni punti sulle labbra. Adesso per lavorare la parte in ombra, sul tono intermedio vado ad aggiungere della terra di siena. Aggiungiamo anche un po' di rosso, cerchiamo di farla molto, di farla scura più di quanto vediamo nella fotografia, però non così eccessivamente scura, diciamo un tono in più. E andiamo a riempire. Questo tipo di pennello è ottimo perché mi aiuta, soltanto modulando la pressione della mia mano, a cambiare la punta. E quindi con una punta più aperta riesco anche a sfumare poi contemporaneamente. Quindi aprendo un po' la punta riesco a legare già in alcuni punti la parte in ombra. Da quella a parte in ombra, da quella in luce. Inizio la prima fase sfumando, cioè muovendo il pennello per sfumare un po' l'incarnato.
parto dalla zona in luce e poi man mano mi sposto in quella in ombra, utilizzando sempre lo stesso pennello e non pulendolo, quindi lasciando appunto il colore che stiamo man mano tirando sul pennello. Essendo questo lo strato ipoteticamente prima di quello finale, cerco di raggiungere già un buon grado di realismo, mantenendo comunque dei toni coprenti, perché naturalmente dobbiamo iniziare a far sparire il disegno, e inizio quindi ad andare un po' più nel dettaglio. Quindi, mantenendo questo strato con un tono leggermente più scuro prima, adesso con il colore praticamente che stiamo trasportando, che stiamo riciclando, riusciamo a illuminare le zone in ombra, o perlomeno i riflessi e i controriflessi, senza però, prima di tutto, che il colore cambi tantissimo, però che diventi appunto, cioè diventando appunto più coprente perché c'è il bianco di titanio di mezzo. Aggiungendo dei punti, come se andassi ad appoggiare il colore un po' lì, un po' qui, nei punti dove sento e vedo questo verde, con un pennellino così piccolo che vado però ad aprire praticamente la punta, utilizzo poi per, muovendola in modo un po' randomico insomma, per sfumare il colore, ma senza farlo sentire troppo invasivo. Adesso vado a creare un tono per le labbra. Quindi, partendo da questo rosso intermedio che abbiamo creato prima, aggiungo un po' di terra di un po' di giallo ocra, aggiungo un po' di giallo ocra e anche un po' di quel verde incarnato olivastro, che vado posizionare qui. 99% delle volte che facciamo un ritratto, il labbro superiore è in ombra rispetto a quello inferiore, anzi ha i controriflessi, perché solitamente, essendo quello inferiore illuminato, dell'altro. Iniziamo a quindi far sparire la matita. Adesso terra d'ombra bruciata e rosso cadmio, vado a fare uno scuro. Nonostante le labbra siano principalmente rosse, se aggiungiamo un celestino e quindi dei colori complementari, aiuteremo prima di tutto a far vibrare di più l'incarnato, ma a rendere anche più interessante i colori. Quindi andiamo a utilizzare questo celestino qui, così. Andiamo semplicemente a sporcare come abbiamo fatto prima con il verde. Adesso un po' di tono dell'incarnato con un po' di bianco. E andiamo a schiarire un po' labbra, perché sì, abbiamo detto che sono in ombra ma illuminate dai riflessi, e noi questo lo dobbiamo far sentire. Come vi ho già detto, utilizzo sempre lo stesso pennello per far mischiare i colori tra di loro, anche perché sì, è importante, ma non tantissimo, che i colori siano puliti. Comunque questo qua è uno strato inferiore, non è quello finale, quindi eventualmente se c'è qualcosa che non ci piace, utilizzo un po' di blu per mettere in ombra a questo punto, quindi se c'è qualcosa che non ci piace la possiamo sempre correggere nello strato finale o eventualmente in altri strati. Adesso
Terra d'ombra bruciata, blu oltremare, rosso, simile a quello precedente, dovrebbe essere un po' più scuro. Cerco anche di restituire un po', senza entrare troppo nel dettaglio, le rughe delle labbra. Ricordiamoci sempre della luce, che in questo caso cade così, quindi qui avremo più luce. È vero che naturalmente più mettiamo oggi, meno metteremo domani, però ci sono alcune cose che vanno messe, diciamo, più a secco per farle funzionare meglio. Possiamo fermarci, ma prima di fermarci possiamo eventualmente dare una sfumatura generale. Non insistiamo tanto con il pennello, andiamo giusto ad alleggerire alcune pennellate, alcuni segni troppo evidenti. E adesso lasciamo asciugare e ci vedremo al prossimo strato. Asciugato anche l'ultimo strato, andiamo come sempre uno strato di olio, quindi rimuoviamo l'eccesso e iniziamo con la pittura. Sto utilizzando questi colori che sono un po' ormai vecchiotti. Nell'ultimo strato quindi vado ad utilizzare il giallo cadmio, che mi aiuterà a raggiungere dei punti di luce più alti e più caldi. Quindi abbiamo fatto questo tono intermedio che è molto simile a questo, e questo tono ci aiuterà praticamente ad agganciarci con questo strato. Quindi con dei piccoli tocchi andiamo ad avvicinarci, serve un po' più di rosso. Come vedrete, praticamente in questo ultimo strato andremo a coprire definitivamente quelle parti trasparenti. Con della terra di Siena e dell'ocra vado a scurire un po' questo tono intermedio e vado anche nelle parti in ombra. Avrei potuto mettere anche qui una pinzetta, magari sarebbe stato ottimo. Ricordiamoci che la natura di quasi tutti i pigmenti è trasparente. Quindi se abbiamo fatto un buon lavoro in precedenza, le trasparenze quindi si faranno sentire, faranno vibrare il soggetto. Quindi con lo stesso, ovviamente con questi due toni, sto praticamente ricoprendo tutta la superficie della pelle e giocando con la punta di questo pennello vado a sfumare contemporaneamente mentre dipingo. Questi non sono pennelli magici, ma pennelli che potete trovare anche in ferramenta. Non vi nascondo che questo l'ho comprato da Leroy Merlin e quindi non l'ho pagato nemmeno tantissimo, cioè, l'ho pagato comunque un costo considerevole considerando che era una ferramenta sui 12 euro, però comunque si sta rivelando per il momento un buon pennello. Quindi come potete vedere, questo verde che avevamo aggiunto velato inizia a essere molto più interessante. Ricordiamoci sempre della luce. Quindi in questo caso la luce viene così, viene qui, qua. Perché anche rispettare l'andamento della luce ci aiuta praticamente a far sembrare più vero il nostro soggetto.
La luce come le ombre, naturalmente. Quindi attraverso delle micro sfumature vado a legare, quindi portando un po' il rosso nella pelle, poi viceversa la pelle, il colore della pelle nelle labbra, per poi andare a sfumare. Quindi il segreto per non far sembrare gli elementi di un viso, come può essere appunto le labbra, staccate o appiccicate, è appunto quello di fare delle sfumature, delle buone sfumature. E fatemi sapere se vi potrebbe interessare anche un video sulle sfumature. E quindi continuo ad aggiungere dettagli. La texture della pelle, insomma, non mi viene il... Vado ad aggiungere la texture della pelle, delle labbra. Tutti questi dettagli che avevo aggiunto in precedenza possono sembrare magari di averli persi, però prima di tutto ci servono come guida su come procedere. È che, come appunto vi ho già detto, essendo il colore mai completamente coprente, se non proprio in alcuni casi, quei dettagli svolgono in segreto un lavoro appunto importantissimo, cioè quello di far vibrare sotto pelle, proprio testualmente, il soggetto. Mi raccomando a mai focalizzarsi sempre e solo su un punto. Ogni tanto appunto ci spostiamo, andiamo a fare un altro pezzetto che magari prima non ci convinceva. Quindi facciamo crescere omogeneamente tutto il dipinto. Purtroppo i tempi video sono quelli che sono, e già questo video sarà un video molto lungo, presumo. Anche se vedo che sono comunque molto apprezzati e vi dico grazie per questo. Adesso sto comunque continuando a dare sempre questi dettagli che servono a dare realtà. In alcuni punti proprio vado ad aggiungere questo bianco, che non è mai bianco bianco, ma è un bianco miscelato con del rosa o del giallo. Se posso evito di andare con il bianco puro, o magari in alcuni punti, come può essere questo qua o qui, vado ad aggiungere questi puntini, che però vanno poi in qualche modo giustificati, nel senso, una grande quantità di luce corrisponde a una grande quantità di ombra. Tipo qui, qui. Andiamo a far sentire, tra virgolette, le crepe della pelle. La texture, quella che se noi zoomiamo, se noi potessimo vedere al microscopio, vedremmo, no? E per far sì che si senta questa texture, ma senza appunto andare a fare un'opera iperrealistica, praticamente, andiamo a mettere alcuni punti, vado a mettere un colore un po' più forte, tipo così. E con un pennello asciutto, senza andare a premere, ma semplicemente con la punta delle setole, andiamo a sfumare. Addirittura potremmo far asciugare e dare un'ulteriore velatura sulle labbra con un rosso più importante, più brillante, e andremo a fare una velatura che
andrebbe a rendere omogeneo tutto quanto. Quindi, come sempre, per fare quella quei punti di luce si infrangono sulla pelle praticamente, che noi praticamente anche noi andiamo a mettere dei piccoli tocchi di pennello sulla pelle, o quindi facendo dei movimenti casuali con la punta, o utilizzando un pennello più grosso, sempre facendo movimenti randomici, andiamo a sfumare. Diciamo che con il pennello più grosso si ha una sfumatura maggiore, però magari si vanno a perdere alcuni dettagli. Là sta a noi capire quanto vogliamo essere dettagliati e quanto vogliamo far sentire alcune cose. Quindi utilizzo sempre la stessa punta, che quindi contemporaneamente continua a lasciare colore e a sfumare. Diciamo che esistono i pennelli per sfumare, i pennelli per... però in realtà basta la pressione di un pennello, però alla fine poi basta cambiare la pressione del pennello per far rifare tutto ciò che vogliamo. E quindi possiamo dire di essere arrivati a un risultato comunque decente. Come vi ho già detto, si potrebbe continuare ancora, ancora, si sa. Come ho già detto, potremmo continuare a dare i dettagli, però per i tempi del video devo fermarmi qua. Voi vedete soltanto 28 minuti circa, ma sono quasi 5-6 ore di montaggio, quindi molto difficili per me. Grazie se avete visto tutto il video, ti chiedo di lasciare un mi piace, un commento per condividere la tua opinione e di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che sto cercando di costruire. Grazie se hai visto tutto il video, arrivederci.